Signore e signori carissimi, buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Quattro Chiacchiere e un Caffè. Siamo qui oggi con Paolo Dacol, direttore del gruppo Decathlon, insegnante del Conservatorio di Trieste, musicologo e quant'altro. Tu inizi i tuoi passi, ad esempio, dalla Cappella Musicale di San Petronio di Bologna. Com'è stato cantare in quella cappella e come la vedi anche in relazione alle cappelle più famose? Tutti pensano subito a San Marco, alla Sistina. Ma è stata un'esperienza molto importante per me, non solo per me, per molti amici che in quel contesto si sono formati, sotto la guida di Sergio Vartolo, che aveva questo progetto di ridare alla cappella musicale una funzione sia liturgica e sia, diciamo, artistica, quindi voleva che si facesse musica che valorizzasse anche l'archivio di San Petronio, l'archivio musicale, che è un archivio importantissimo, perché Bologna noi la conosciamo per il Museo della Musica che conserva la biblioteca di Padre Martini con una serie di codici importantissimi che Padre Martini aveva collezionato e studiato e raccolto. E in realtà ci sono altri contesti musicali importanti, appunto l'Accademia Filarmonica e anche l'Archivio di San Petronio. E lì c'è un repertorio che parte dal 400 e poi arriva a Spataro, e poi, che è stato maestro di cappella all'inizio del 500, poi per proseguire con tutto il repertorio barocco, importantissimo, perché tra Perti, Colonna, Cazzati, tutti autori che sono passati di lì e che hanno lasciato Torelli, che hanno lasciato testimonianze importanti. Noi abbiamo cantato questo repertorio e quindi è stato importante da questo punto di vista. Poi ricordo nell'85 un grande concerto per valorizzare il repertorio marciano, policorale, perché lì ci sono anche due organi storici, che insomma, abbiamo l'organo più antico del mondo di Lorenzo da Prato e poi un altro organo di 100 anni più tardi, quindi della fine del 500, di Baldassare Malamini. Noi li conosciamo con questo involucro barocco seicentesco, in realtà sotto ci sono le casse rinascimentali per i Malamini, in corno Vangeli e in corno Epistole la cassa gotica dell'organo di Lorenzo da Prato. Quindi lavorare con due organi è una situazione in una grande cantoria che in qualche modo ci riportava ai fasti marciani, quindi abbiamo potuto cantare anche musica veneziana, comunque tutto il repertorio policorale che in quel contesto sicuramente suonava bene. Hai citato Sergio Vartolo, che è appunto è stato un grandissimo organista. Hai citato, è un grandissimo organista. Hai citato anche, ad esempio, l'organo di Lorenzo da Prato, se non erro 1475, è quello di circa 100 anni posteriore che sta di fronte. In quella stessa basilica ha operato, tra gli altri, Luigi Ferdinando Tagliavini, un nome, un endecasillabo. Tu ci sei approdato già da organista oppure, ricordiamo che hai un background organistico appunto, oppure ti è venuta la passione in seguito a questo contesto? Ma allora, riguardo a Luigi Ferdinando Tagliavini, sì, mi permetti diciamo, una nota personale, sì, mi legava a lui anche un forte legame che arriva anche dalla parentela, perché io sono appunto secondo cugino, diciamo, quindi, di Ferdinando, ed è stato quindi per me importante conoscerlo. Già quando ero bambino e ricevere, cioè, come dire, degli stimoli musicali già da bambino, perché fu lui, diciamo, che adesso, scusate la nota personale, ma regalandomi un flauto dolce da bimbo, insomma, mi avviò in qualche modo allo studio della musica e poi negli anni per me è stato un esempio di come si possano unire ricerca musicologica e naturalmente esecuzione musicale, quindi per me questo è stato un punto fermo. Poi io sì, è vero, mi sono formato come organista, ma da subito sono stato molto attratto dal canto, dalla musica vocale, dalla polifonia, e quindi io ho deviato poi in quella direzione, mentre Ferdinando è rimasto un musicista da tasto, ecco. E quindi certamente è stato importante per me il suo esempio. Ripeto, perché è difficile trovare riunite una persona,
come nel caso suo, tanta eccellenza sia in campo musicologico che in campo musicale. Comunque, sì, mi è capitato di suonare in San Petronio, di suonare a due organi con Liu e Liu Tamminga. Tamminga, che è un caro amico, insomma, quindi qualche volta ho potuto supplire Ferdinando o Liu Tamminga in San Petronio suonando durante le liturgie, e certamente sono strumenti anche molto stimolanti. Ecco. Nel 1998 hai fondato Decathon, che adesso si situa tra i gruppi di spicco del panorama musicale internazionale. Hai inciso tantissimi dischi con loro. Per chi non avesse avuto il piacere di sentirli mai, è un gruppo maschile che fa prevalentemente musica antica, con l'uso appunto di registro di falsetto anche. È nato da subito come un gruppo professionale oppure in origine c'era dell'amatorialità, magari un gruppo di amici che si trovano a cantare? No, direi che l'amatorialità vera e propria è quella della, diciamo, mia adolescenza, nel senso che poi anche a Belluno, dove io appunto ho vissuto la mia adolescenza, c'era un gruppo di dilettanti della musica antica che si erano recati ai corsi di Urbino, perché lì a Belluno risiedeva John Guthrie, che è stato diciamo, nell'entourage della famiglia Dolmetsch, era un anziano signore, un anziano professore dell'Università di Venezia, che ha gettato questo seme della musica antica, ed è stato anche lì uno stimolo, diciamo, ad andare in questa direzione. E poi no, direi che nel 98, quando abbiamo fondato questo gruppo, l'idea è nata dal fatto che ormai vi erano molti cantanti italiani che cantavano in vari gruppi stranieri, e quindi sì, perché non avevano possibilità di avere o non avevano molte opportunità di cantare la musica antica in questo paese. Allora abbiamo pensato di riunire tutti questi amici per formare un gruppo che affrontasse soprattutto il repertorio franco-fiammingo, anche perché ci interessava appunto il repertorio rinascimentale, e come sappiamo il Rinascimento italiano parla franco-fiammingo. Ecco, cioè, c'era questo detto, no? In epoca rinascimentale i galli cantano, era anche un modo per dire la musica sono cose loro. Ecco, lo dice anche Cosimo Bartoli in un dialogo, insomma, dice: sì, noi abbiamo scultori, abbiamo bravi pittori, ma la musica lasciamola fare a loro. Oppure Guicciardini, che definiva i veri maestri della musica. E noi volevamo valorizzare questo repertorio che è fiorito nelle corti italiane, come sappiamo bene, no? Quindi tra Milano, Firenze, Ferrara, Mantova, e Roma, certamente, e tanti altri luoghi, Venezia. E quindi abbiamo deciso di metterci assieme e abbiamo pensato in qualche modo di tenere come riferimento le cappelle rinascimentali, che erano formate per lo più appunto da voci maschili per il repertorio sacro. Infatti, diciamo che per lo più abbiamo affrontato il repertorio sacro negli anni, anche se non abbiamo mancato di eseguire musica, per così dire, profana. E devo dire che dal 98 molti che hanno iniziato nel 98 a cantare in questo gruppo ancora ci cantano, e questo in qualche modo deriva dal fatto, credo, che era anche un gruppo di amici comunque, quindi c'era l'aspetto anche, diciamo, dell'amicizia che ci lega, che per noi è un valore importante. Credo che i cantanti che cantano in Decathon cantano in molti gruppi, ma in qualche modo sentono che questo è un po' un ambiente familiare, ecco, era un po' È la casa. la casa di riferimento per molti. Ecco. Poi naturalmente non si vive di solo Decathon, non si vive di nessuno, cioè tutti devono, per vivere di musica, devono cantare in vari gruppi, non è normale, è necessario che sia così, ma certamente se fai polifonia l'aspetto, diciamo, dello star bene assieme è fondamentale. Parlavo tra ieri e oggi con Salvatore Sciametta del fatto che il 3 e il 400 in particolare siano dei buchi neri nel mondo della storia della musica per quanto riguarda l'istruzione in conservatorio. È come se quei 200 anni in particolare venissero relegati alle università in cui si specula tanto sul punto di vista musicologico, ma senza poi scendere nell'esecuzione pratica. Perché questa discrepanza? Beh, innanzitutto sì, tu hai giustamente fatto riferimento a questo
questa divisione che vi è tra lo studio musicologico, che è, diciamo, di competenza accademica, universitaria, e lo studio della musica, che dovrebbe essere appunto riservata ai conservatori. Vi è una sorta di spaccatura in mezzo, è difficile fondere le due cose, e questo è un vero peccato. Anche i musicologi spesso, questo è un insegnamento di Ferdinando, appunto, ritengono che la musica sia quella che sta scritta nelle partiture, che viene analizzata, eccetera, ma mentre la musica non è tale fino a che non è restituita in suono. Ecco. E, certamente, noi abbiamo un grandissimo repertorio anche italiano, repertorio ars novistico, quindi 300, il 400, perlomeno un repertorio che è fiorito in questo paese, così importante, ma non è in effetti molto studiato nei conservatori, anzi non è per nulla studiato nei conservatori, se non dal punto di vista storico, velocemente, come una delle lezioni. Sì, quella lezione numero X di storia della musica che poi. Sì, ecco, e questo naturalmente è un peccato. Questo, diciamo, c'è questo problema in generale in Italia, nel senso che comunque l'occhio dell'ascoltatore o dell'amatore di musica è rivolto a repertorio molto distratto, coinvolto, diciamo, dal repertorio operistico e da quello classico romantico. E vi è poca attenzione in generale per la musica antica e quindi tanto più per la musica più antica. Grazie anche, diciamo, all'attività che viene fatta qui ad Arezzo o anche in altri luoghi, insomma, di valorizzazione del repertorio corale, finalmente ci si accorge che abbiamo un patrimonio di polifonia inestimabile, immenso, e quindi piano piano restituiamo in suono anche queste partiture. Ma certamente, ecco, trovo che oltralpe ci sia, come dire, un'attenzione più democratica, una proposta più democratica di repertori, per cui si ascolta molta musica contemporanea e molta musica antica, a differenza di in questi giorni a Utrecht c'è un festival importantissimo, e anche ad Anversa e anche in altri luoghi, non parliamo in Inghilterra e anche in Francia, e in Italia molto meno, e quindi rimane una specialità che ogni tanto viene infilata anche nei festival tradizionali, tranne qualche caso di festival di musica antica, ci sono anche nel nostro paese, ma certamente soffriamo un po' questa disattenzione. E come è possibile allestire una vetrina? Perché alla fine sappiamo tutti che la gente prende ciò che è messo in evidenza. E come mettere appunto in evidenza un repertorio del genere, tipo il 400? Mi viene in mente, noi abbiamo qua vicino Firenze, nel 1453 di Fay scrive Nuper Rosarum Flores, che resta una delle grandi architetture che bene o male tutti hanno sentito nominare, almeno chi si occupa di musica o ha studiato in un conservatorio, per quella famosa lezione X di storia. Però poi magari non è andato a sentirlo o nei programmi di concerto non figura praticamente mai. Come far sì che ci possa essere una proposta anche in tal senso? Noi in qualche modo ci abbiamo provato negli anni e certamente è vero quello che dici, hai parlato di un momento straordinario, no? Quindi, Eugenio IV che arriva a Firenze, c'è Brunelleschi appunto che ha completato la cupola, quindi il nome di Brunelleschi bene o male lo conoscono tutti, perché insomma è chiaro che le opere di architettura e anche delle arti visive, insomma, chiaramente sono patrimonio di tutti, no? In qualche modo. Per la musica c'è bisogno in effetti di un tramite che restituisca in suono, e quindi far conoscere il nome di Dufay o Dufay che dir si voglia, è molto più difficile. Certamente, noi questo cerchiamo di fare, cioè di dar voce, di dare suono a questa musica che sta accanto al repertorio appunto pittorico, artistico in generale. Josquin è stato chiamato il Michelangelo della musica, appunto perché c'è riferimento di un artista che tutti conoscono, ma anche Josquin, sì, lo conosciamo, ma non in molti, ecco, rispetto a quanti dovrebbero conoscere colui che è stato il principe, no, della musica del 400. E quindi sì, ripeto, noi ci proviamo. Hai toccato un punto che a me è molto caro, ovvero il fatto che sia considerato inammissibile, che qualcuno non conosca Giotto o Michelangelo o Leonardo, mentre
anche tra noi musicisti è legittimo non conoscere Josh Kane, o forse conoscerne solo il nome, o Masho, o ancor peggio se poi scendiamo da questo Olimpo e andiamo, che so, a Zaccaria da Teramo o a personaggi del genere, Jacopo da Bologna, nomi che del tutto vengono cancellati e che la gente non conosce, e nemmeno noi, di fatto. Quindi sarebbe interessante trovare un modo per instillare curiosità negli ascoltatori. E ora veniamo a un punto saliente delle nostre interviste, in cui puoi pescare una carta e beccarti una domanda preconfezionata. Bene. Qual è il CD che ascolti quando tutto va bene? Quando tutto va bene. Beh, è una domanda singolare, diciamo. Un po' controtendenza. Ma certamente sì, io ascolto molta musica antica, ovviamente, sì, perché è un linguaggio che a me è familiare e quindi. Ma devo dire, CD che ascolto per il piacere di ascoltare, quindi insomma, ascolto quando sono sereno, quando ho tempo e che mi fa bene, è un'antologia di musica fiamminga, un antico disco di David Munro, che è stato un pioniere della musica antica, come è ben noto, e secondo me è geniale, nel senso che è uno di quegli artisti che in qualche modo ci ha ispirati, come Hilliard, come, insomma, come tanti altri, spesso inglesi o comunque insomma del nord Europa, perché sia le proposte musicali che fece David Munro e che morì appunto improvvisamente, tragicamente, e che io ho avuto la fortuna di ascoltare una volta nella piccola Belluno, nella mia città, per la società di concerti, venne con artisti importanti che poi appunto di cui tutti conoscono il nome, insomma, che hanno poi sono stati divenuti famosi, ma che hanno avuto una carriera ben più lunga. Ecco, quindi ho questa immagine di lui che suona e poi questo disco, che è un'antologia appunto di musica fiamminga, che ha nutrito la mia adolescenza e quando ho tempo, quando sto bene, spesso riascolto, perché, ripeto, ci sono proposte musicali molto interessanti che ho fatto anche mie in parte e mi ricordo una parte della Missa Etesce Terrenotus di Brumaire, che è un luogo, che è un brano incredibile fatto con voci maschili, appunto, e quindi fu una delle fonti, insomma, di ispirazione anche per i progetti che poi abbiamo portato avanti. E tu insegni in conservatorio a Trieste. Immagina che un giorno un tuo allievo venga da te con, non so, un disco della Hercules o qualcosa del genere e dica: io voglio fare questo nella vita. Cosa gli diresti? Ma sì, allora un'ipotesi potrebbe essere quella di scoraggiarlo perché è una strada non facile. In realtà credo che, ecco, quando vedo entusiasmo, ecco, per qualcosa, alla fine io credo che quello che facciamo nella vita è continuare, quando possibile naturalmente, a coltivare le antiche passioni, quindi le passioni dell'adolescenza e per me quasi dell'infanzia sono rimaste le stesse e quindi alla fine non si fa altro che inseguire questo nella vita, ecco, se si ha la possibilità di farlo, naturalmente, se ha l'opportunità di farlo. L'opportunità di farlo lo si ha non soltanto dalle occasioni, dagli agenti esterni, ma dalla propria passione, dalla propria forza di portare avanti il proprio progetto e quindi credo che alla fine diventi anche più lieve, no? Lavorare anche intensamente su quello che si ama. Quindi io incoraggerei sicuramente una passione o una proposta come in questo caso. Bene, grazie Paolo, è sempre un piacere. Grazie a te. Per tutti gli altri, l'appuntamento è sempre domani alle 14:30. Grazie mille e buona giornata.